Allora, in questo padiglione danno le informazioni. Cioè, per quelli che hanno finito la scuola dell'obbligo e vogliono venire a informarsi su quale facoltà indirizzarsi. Ci sono qua tutti questi, come li chiami, stand. Stand sono, stand. Sì, sì, sì. Divisi 11 stand per 11 scuole. Beh. E tu vai là e chiedi le informazioni. Andiamo a chiedere... A veterinaria? Sì, perché... No, no, mi piace molto. Mi sarebbe piaciuto fare il veterinario a me. Infatti. Più che veterinario, tu i maialini li cucini. Al forno. Bravo. Sono molto buoni. Possiamo farvi delle domande un attimo? Perché siete qua da stamattina presto? Sì, dalle 8, poi i cancelli sono aperti alle 8 e mezzo. È durissima, cioè vengono e vi chiedono le informazioni. Certo, noi dobbiamo rispondere, essere pronti per... insomma, dare tutte le informazioni possibili. Fanno domande, diciamo, tecniche, allora la facoltà, che non si chiama più facoltà, adesso come si chiama? Scuola. Sì. Che brutto nome, scuola. Uno dice, come ho lasciato il liceo e ho finito la scuola, ritorno in un'altra scuola. Questa no, vabbè, comunque. Ma vi chiedono informazioni solo tecniche oppure anche, come dire, un po' esistenziali? Cioè, cosa si prova a fare il veterinario o cose del genere? Ora, noi siamo di scienze agrarie, per i veterinari dovete andare di là, però no, non fanno nemmeno tante domande tecniche, chiedono soprattutto ma c'è lavoro dopo o no. La cosa che mi interessava era questa, questi ragazzini di 18 anni hanno idea che attorno al mondo dell'agricoltura adesso gira tutto, gira l'alimentazione, l'equilibrio ecologico del pianeta, gira l'alimentazione nel senso la salute eccetera eccetera, voi siete forse il padiglione più complicato di tutti, perché da una materia si arriva a altre 20. Sì, ma infatti anche quando gli illustriamo le materie che andranno a fare si rendono bene conto che comunque è un campo multidisciplinare, hanno un ventaglio di formativo molto molto ampio, perché nel mentre glielo spieghiamo comunque annuiscono e sembra che abbiano davvero questa consapevolezza che una facoltà come scienze agrarie offre davvero uno sviluppo, una visione, e un fare, un lavorare che è diverso rispetto a quello a cui siamo abituati fino ad ora. Ecco, abbiamo lo zio qua che dice quel che... Allora zio, cosa succede? È che io a 18 anni avevo difficoltà ad allacciarmi le scarpe, cioè oggi a 18 anni devono scegliersi il futuro e guarda che non è così. Tu hai una figlia, eh? Sì. Lui dopo ha optato per le polacchine con l'elastico. Infatti ho le ciabatte.